fresco, cremoso e senza latte. Questo sarà il dolce dell'estate. Prendo 150 g di anacardi, io li ho messi in ammollo per tutta la notte e ora li scolo. Diamo una sciacquata. A questo punto verso gli anacardi nel frullatore. Che cos'è che prepariamo oggi, Diana? Oggi prepariamo una ricetta squisita, super fresca, con la frutta, sarà buonissima. Prima però prepariamo il latte condensato. Wow, vegetale ovviamente. Esatto, senza latte. Mm-hmm. Infatti adesso nel frullatore aggiungo lo zucchero, questo è necessario, quindi non potete ometterlo. Ne aggiungo 200 grammi. Sì, lo zucchero in questa ricetta è proprio necessario per la riuscita del latte condensato vegetale, altrimenti non fate la ricetta. Esatto, dovete fare dei cambiamenti. Io vi consiglio di farla così. Ora aggiungo 150 g di acqua. Ora aggiungo anche un cucchiaino di estratto di vaniglia. E ora frulliamo bene il tutto per qualche minuto. Vediamo un attimo come si presenta. Wow, che consistenza cremosa! Questo è il nostro latte condensato? No, aspetta. Non è finita perché manca un passaggio. Mm-hmm. Versiamo questo composto nel pentolino e ora ci spostiamo di là ai fornelli. Quindi faccio addensare il composto continuando a mescolare a fuoco moderato, mi raccomando, per un paio di minuti. Continuiamo a mescolare, come vedi si sta addensando, ci vorranno almeno 5 minuti. Pronto, Diana? È pronto, ci siamo, quindi spengo e ci spostiamo di là. Ora noi per la ricetta ci servono 200 grammi, quindi andiamo a pesare i nostri 200 grammi, 220, no, un po' troppo. Perfetto! E quindi lo mettiamo da parte perché lo utilizziamo tra poco. E ora in una pentola vado a mettere 500 grammi di latte di soia. Per coloro che dicono non si chiama latte di soia, va bene, si chiama bevanda vegetale di soia, va e bene. E per capirci, dai. Esatto, cioè, ma poi non sappiamo che la soia non fa latte, però vabbè, comunque andiamo avanti. E ora aggiungo 250 g di yogurt di soia. Diamo una mescolata. Aggiungo anche un cucchiaino di estratto di vaniglia. E ora aggiungo 10 grammi di agar agar. Che cos'è l'agar agar, Diana? Allora, l'agar agar è una gelatina, cioè un gelificante di origine al 100% vegetale. Noi non utilizziamo la colla di pesce, utilizziamo questo invece. Lo trovate in bustine da 10 grammi nei supermercati, ormai tutti i supermercati grandi ce l'hanno. Chi è che non conosce l'agar agar? Quindi mescoliamo bene 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 con la frusta e ora ci spostiamo di là ai fornelli. Quindi dobbiamo semplicemente far bollire per circa un minuto questo composto in modo da attivare, diciamo, il nostro agar agar, cioè il gelificante. Serviranno veramente pochi secondi, quasi un minuto di bollore, è sufficiente. Ok, direi che ci siamo, sta cominciando a bollire, quindi possiamo spegnere e spostarci di là. A questo punto aggiungiamo anche il latte condensato di prima all'interno. Mescoliamo bene il tutto e ora mettiamo il composto da parte. E ora prendiamo 800 g di fragole divise in due però, quindi qui ho 500 e qui circa 300. Mm-hmm. Puliamo prima queste, quindi circa 300 g, che sono quelle anche più grandi, le ho scelte apposta perché ci servono così, più grandi. Togliamo la parte verde e poi le tagliamo a fettine. Cosa servono per decorazione queste qua? Tra poco vedrai. E una volta tagliate le fragole, prendo uno stampo rettangolare come questo, lo rivesto con della pellicola per alimenti e vado a decorare tutti i lati con le fragole. Quindi comincio da qui, le faccio proprio aderire alla pellicola. Perfetto! E adesso cosa facciamo? E adesso tagliamo le altre fragole a pezzettini. E a questo punto mettiamo le nostre fragole tagliate nel composto che abbiamo messo da parte prima. Ok, mi sta incuriosendo adesso, Diana. Vedrai, che meraviglia. Secondo me sarà una ricetta molto colorata perché, vabbè, il contrasto bianco e rosso delle fragole. Direi proprio di sì. Diamo una mescolata.
E ora siamo pronti finalmente per versare il composto nello stampo. E ora lo facciamo riposare in frigo, ci vorranno un paio d'ore, quindi dobbiamo avere pazienza. A dopo! Il nostro budino è pronto, ma prima di andare a vederlo e assaggiarlo, lasciate un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo anche, supportateci come solo voi sapete fare. Vi ricordo che il vostro supporto per noi è fondamentale e grazie a voi noi saremo qui ogni giorno a cucinare. E se non avete ancora il nostro libro Zero Glutine e Zero Rinunce, vi ricordo che potete acquistarlo in tutte le librerie, vi lasciamo anche il link qui sotto per acquistarlo online, e qui dentro trovate tantissime ricette facili e veloci per tutti i giorni, ma anche dolci golosissimi come questi, guardate qui che buoni e che belli. E se avete il libro fateci sapere se avete cucinato già qualcosa. Guarda qui. No vabbè, ragazzi. Ma che cos'è questo dolce? Ragazzi, guardate che meraviglia. Adesso bisogna assaggiarlo però, Diana. Direi proprio di sì. Allora, io ho messo queste fragoline sopra giusto per decorare un pochino. Se voi volete metterci del cioccolato, fate pure. Secondo me è già ricco così ed sarà buonissimo, quindi lo lasciamo così. Secondo me del cioccolato fondente grattugiato sopra ci starebbe proprio bene. Ah, grattugiato proprio? Sì. Che bello. No, vabbè, questo è da mangiare subito, subitissimo. Vediamo come si presenta. Bello. Wow. Ragazzi, date un voto a questa meraviglia. Io sono pronta per l'assaggio. Com'è? No, vabbè. Buona? Mamma mia, ne vale la pena. Sì? Ragazzi, freschissimo.